Ho sbagliato perché nel buio, eccetera, cosa non mi sono accorto di questa ragazza. Io pensavo che fosse una semplice contestazione politica alla quale io sono abituato, quindi ho risposto in maniera molto violenta a questa ragazza della quale poi sono venuto a conoscenza, si chiama Cinzia, il padre è fantastico, la famiglia è fantastica. E quindi mi devo scusare, ecco, ma più delle scuse non posso fare, ecco, non me la sento perché il mio concerto è molto molto complicato ed è diverso da tutti gli altri, quindi io dico delle cose molto forti, quindi reagisco a qualcosa che nel buio tra 5.000 persone uno non può rendersi conto. Quando uno si rende conto, come ho fatto io adesso, ho fatto, diciamo, ammenda, ma l'ho fatta subito ieri sera dopo il concerto, quindi i genitori hanno avuto i miei pass, tutto. Insomma, è una cosa che mi sento di fare. Sono sconvolto, onestamente lo vedete, no? Perché oltre, diciamo, gli attacchi in qualche modo politici che mi vengono da tutte le parti, arrivano anche attacchi che non mi meritano. Tutti sanno quanto voglio bene ai ragazzi speciali e lo possono testimoniare tutti quelli che vengono ai miei concerti. Ci ho sempre tenuto, anzi, a dare un posto migliore a quelli che non possono onestamente ambirlo. Ecco. Quindi, niente. Se ho sbagliato, scusatemi, ma è stato il frutto appunto del buio delle persone e magari anche dello stress che uno vive facendo un concerto molto molto complicato, raccontando cose non da tutti. Quindi vi voglio bene e ecco, tu guarda la miseria. Mi metterei a piangere perché è giusto così. A una cosa del genere io rispondo con le lacrime in qualche modo. Mi dispiace tantissimo. Vi abbraccio.